Ciao ragazzi e bentornati in questa nona puntata della serie di Farming Simulator 2015. Oggi purtroppo non sono in compagnia di Fabio, oggi sono totalmente solo perché a causa della connessione Fabio non riesce a entrare. Non è che non riesce a entrare però non riesce a fare la sincro, rimane bloccata al 10%. Perché non la sapesse la sincronizzazione. Oh mio Dio. Adesso, ragazzi, portiamo a casa questo qui. E dopo iniziamo a lavare un po' i mezzi. Compriamo l'idropulitrice. E iniziamo a lavare i mezzi. Ok, io l'idropulitrice la vorrei piazzare qua. Quindi negozio. Idropulitrici dove sei? Eccola. Questa, 4.500. Eccola qui. Iniziamo a pulire il nostro bel trattore, il nostro bel di Fabio, via. Voglio anche il peso. Per il peso, ragazzi, c'è un punto giusto perché non lo sapessi che qua in mezzo per farlo andare via, cioè per pulirlo, insomma, qua. In questa puntata si laveranno mezzi e si raccoglie la paglia. Ok? Puliamo anche il carro. Bello sporco. Che comunque l'abbiamo usato, questo carro. Non tantissimo, però un po' l'abbiamo usato. Ok. Ok, ecco fatto. Ok, e andiamo a rimetterlo a posto, perché sennò Fabio quando torna nella prossima puntata, nella decima puntata speciale, ci frusta. Mamma mia, ragazzi, siamo già arrivati alla nona puntata, ah sì, alla nona puntata e siamo molto avanti. Perché come avevo detto, vi ho promesso un video al giorno e come avete visto, cioè, sto mantenendo la mia promessa. Ok. Sì, va bene. Mettiamo già a posto il suo T6, suo, ho detto, Fabio, ricordatelo bene, il tuo T6. T6, poi portiamo via il T4. Con la seminatrice no, pulita, ok, questo qua, quello è anche la pinza lì, è sporca, vabbè sì, però non è importante quello, partiamo giù, poi cosa c'è da lavare, questo, quello e poi basta, ah la tibia, semmai. Prendiamo i lampeggianti perché vabbè siamo a casa, non dovrebbe venirci a rompere le scatole nessuno, però non si sa mai. Allora, laviamo anche il nostro bel T4. Ah ragazzi, non vi ho detto una cosa, dopo andiamo a fare anche un acquisto. O nella prossima puntata, non lo so come mi gira. Vediamo dopo. Ecco, così si lava bene, molto bene. Allora, se prendo il caricatore frontale forse. Ok, pulito anche questo. Manneggia, oh. Ok.
andiamo a posizionarlo dentro al garage senza combinare i danni. Ok, dopo c'è rimasto, mi sembra, da lavare il Deutz, basta. Il Deutz far. Vabbè, anche se non era tanto importante lavarlo questo, però oggi è puntata dedicata, come si dice, a lavare i mezzi, quindi dobbiamo lavarli. Insieme a voi. Questo Deutz durerà ancora tanto con noi. Credo che questo Deutz qua lo terrò fino alla fine della nostra cara amata serie. Perché comunque è un buon trattore. Non riesco a capire perché in questo momento sta laggando così tanto. Ok, ha smesso per modo di dire, perché sì, più o meno ha smesso, quasi ha smesso, sì. E quando siamo in farm non vedete che laggoni che fa, perché comunque ci sono abbastanza mezzi. Diciamo che ho anche una scheda video potente, quindi non si dovrebbe. Ah, pure l'altra VPN, perché non me l'ha scaricata? Vabbè. Ragazzi, ci ritroviamo giù, e cioè ci ritroviamo quando ho iniziato a raccogliere paglia. A dopo. Ragazzi, siamo tornati qui. Allora, dico una cosa. Ho deciso se acquistare il mezzo. Allora, io il mezzo lo voglio acquistare, e ho sentito anche con Fabio tramite SMS e mi ha detto che è d'accordo, quindi ho chiamato già come si chiama, Giorgio, e mi ha detto che, cioè, lo aveva messo giù, cioè ce lo tirava fuori appena andavamo giù, quindi adesso lo andiamo a prendere e vediamo che trattore è. Facciamo vedere, questa è la sua petta molto bella, che di cui sono indeciso se prenderla o no. Oh, che bel same! Bello, mazza. Ho già pagato tutto, eh? Bello. Belli qui due lampeggianti di davanti. Non c'è male, buono anche dentro, all'interno, grafica buona. Con 5-6 capad, 6 capad. Fatemi vedere. Un attimo che devo rimettere. Sì, ecco. CX. Ah, ok, le due X, apri e chiudi quelli lì, poi con capad con il 9 apri il coso avanti e il coso dietro, quindi direi di aprire questi due, quindi possiamo andare. Ragazzi, ci ritroviamo su appena, cioè ci ritroviamo su quando ho iniziato a raccogliere paglia. A dopo. Eccoci ragazzi, siamo tornati a raccogliere la paglia con il nostro bel sabbia. Ho aperto anche gli sportelli perché fa un caldo bestiale, quindi come vedete anche un buon trattore, va bene, fa i 24 all'ora,
quindi è un trattore da non escludere. Allora, a me sciami non piacciono molto, cioè piacciono, però non più di tanto tanto. Questo sciame l'ho voluto prendere perché mi ispiravano questi due lampeggianti qua sopra. Perché a me i trattori con i due lampeggianti sopra mi piacciono veramente tanto, quindi ho deciso di prenderlo per questo. Beh, comunque siamo calati di 15.000 euro, si fanno presto in due botte, in due carri, in due tre carri, quindi non abbiamo problemi noi, di soldi. Prossima puntata speciale, come ho già detto, che ancora in teoria dovrei inventarmi cosa fare. No, beh, cosa fare no, perché più o meno lo so già. Tra sì e no. Sì, più o meno sì, dai. Lo so. Allora. Ok. Facciamo qua. Raccogliamo questo compettino di paglia e poi iniziamo a far niente, a raccogliere paglia, continuiamo. Oggi non riesco a capire quello che sto dicendo, comunque vabbè. Oggi dovrebbe essere il giorno, ve lo dico subito, oggi è il 24 novembre e sono le 18:51, quindi tra un po' dovrei andare anche a mangiare in teoria, e del 2015. E beh, lo dico perché ragazzi, magari questo video lo possono vedere, non so, tra un anno, 2 anni, tanti tanti ragazzini nuovi o anche adulti che magari gli piace farming, dice: ma sì, dai, andiamoci a vedere qualche video vecchio del 2015, magari dopo almeno sanno l'anno, data e l'ora precisa. Io con Fabio registro più o meno verso sempre dalle 6 alle 7. Quindi chi volesse entrare in partita con noi ce lo faccia sapere nei commenti e provvediamo. Cioè vi passiamo le mod e tutto quanto. Faccio, direi di lasciare il link in descrizione, se riesco, di questo trattore qua, se riesco, ma non lo so. Vedo dopo. Allora, ok, prossimo puntato ho già in mente cosa fare, quindi non prendetevi paura. Ok, allora ragazzi, questa puntata non vi voglio annoiare molto, quindi credo i campi là li teniamo per la prossima puntata. Puntata speciale. E adesso noi oggi andiamo a comprare un campo, ad acquistare un campo, il numero non si sa, non me lo ricordo che campo vogliamo acquistare, ragazzi. Io direi di acquistare o un 30 o un 25. Ah, acquistiamo un 25, dai, 25 buono. Prossima puntata. Insomma, ragazzi, io ce l'ho con questa prossima puntata perché non vedo l'ora di farla, ecco, in poche parole. Quindi andiamo a comprare il campo 3, campo 25, poi ci ritroviamo
direttamente che seminiamo. Quindi andiamo a vedere quanto costa. Bel campettino. Quanto costa? 39, sì. Ok ragazzi, quindi adesso io vado a prendere la seminatrice e iniziarlo a seminare. A dopo. Eccoci qua ragazzi, stiamo seminando il nostro campo, il nostro bel campettino qua di si frumenta. E quindi ragazzi, anche per questa piccola puntata è tutto da Berta14 e anche da Fabio che ovviamente vi saluta, però ovviamente non è potuto essere stato presente con noi, quindi lo salutiamo, facciamo un gran saluto e quindi alla prossima ragazzi, ciao ciao.